La Fondazione Italiana Linfomi, organizzazione nazionale che sviluppa progetti di ricerca per la cura dei linfomi, si è riunita a Bologna per l'edizione 2021 dell'Assemblea Annuale. La plenaria si è svolta dall'11 al 13 novembre con una modalità mista, in presenza e online. La ricerca scientifica è stata la protagonista di questi tre giorni. Gli organi direttivi e le commissioni scientifiche hanno presentato lo stato di avanzamento lavori degli studi in corso, i risultati degli studi appena conclusi e i progetti di ricerca futuri. Nel 2021 sono state curate 17 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, contro le 7 del 2020, e gestiti 52 studi, il 10% in più rispetto al 2020. Il presidente uscente, Francesco Merli, ha relazionato sull'attività degli ultimi 2 anni, pesantemente segnata dall'emergenza Covid. La Fondazione ha saputo fornire linee guida per i pazienti ed è riuscita a proseguire nelle attività scientifiche, di comunicazione e raccolta fondi, 3 ambiti fondamentali per dare continuità e sostegno alla ricerca. Ormai da anni FIL promuove 2 iniziative rivolte a medici under 40. Il bando Giovani Ricercatori, che prevede l'assegnazione di 100.000 euro a un progetto di ricerca di ideazione di un giovane ematologo e che da quest'anno è dedicato alla memoria del professor Luigi Resegotti, pioniere dell'ematologia italiana, scomparso lo scorso aprile. E il premio Brusamolino, che assegna 2 grant del valore di 5.000 euro ciascuno a un medico e a un biologo, selezionati sulla base della rilevanza delle loro pubblicazioni. I premiati 2021 sono stati Vincenzo Maria Perriello per il bando Giovani Ricercatori, Alessandra Rossi e Alessandro Broccoli per il premio Brusamolino, rispettivamente nella biologia e clinica dei linfomi. Durante i lavori, FIL ha reso omaggio al professor Luigi Resegotti, figura dai grandi meriti scientifici e dall'inestimabile valore umano, che per primo ha sognato la creazione di un gruppo nazionale dedicato alla ricerca e alla cura dei linfomi e tra i soci fondatori della Fondazione. Presenti in sala la moglie Erminia, il figlio Andrea e la nuora Elisabetta. Nel corso della plenaria sono stati eletti nuovi membri del comitato direttivo. Nelle prossime settimane saranno loro a nominare il nuovo vicepresidente che guiderà la FIL nel 2024. Nel biennio 2022-2023 il ruolo di presidente sarà ricoperto da Andrés Ferreri, vice direttore dell'unità di medicina oncoematologica e direttore dell'unità di linfomi dell'IRCCS, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Sono stati giorni di intensa attività e coinvolgimento che hanno visto un proficuo confronto dall'alto valore scientifico. Impegno, passione, eccellenza sono state le parole chiave dell'edizione 2021 della riunione plenaria FIL, che si è chiusa con un bilancio positivo e la partecipazione di oltre 180 soci di nuovo in presenza. La Fondazione Italiana Linfomi guarda con positività al prossimo futuro, consapevole delle sfide che la attendono e forte del ruolo che ha saputo costruirsi nella prospettiva di cura dei linfomi. La ricerca sui linfomi di oggi è la cura dei pazienti di domani.